Ciao a tutti, come avete visto dal titolo, oggi facciamo un book haul esagerato, veramente. Ho qui davanti più di 30 libri da mostrarvi. Si tratta di tutto quello che è entrato in casa mia tra luglio e agosto. Lo so che agosto non è ancora finito, ma c'è già tanta roba di cui parlare, quindi preferisco fare questo video ora. Ci sono acquisti miei e ci sono anche tanti, tanti regali di compleanno. Ho compiuto gli anni il 28 luglio, quindi ne ho ricevuti già molti. Probabilmente ne riceverò qualcuno ancora, comunque in caso ci aggiorniamo. Allora, io direi che possiamo partire dai libri che ho acquistato io, che ho suddiviso come sempre in libri nuovi, libri usati presi dal libraccio e libri usati presi dal mercatino. Allora, sono molto contenta perché i libri nuovi che ho preso io sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ne ho letti 5. Ne ho letti 5 e due li leggerò entro ottobre, per cui sono contentissima perché ho questa certezza, perché i primi libri che vi mostro sono quelli usciti come finalisti per il premio BookTube Italia. Ve l'ho già accennato sul canale, su questo mio canale io, ma esiste una pagina Instagram dedicata al premio BookTube Italia e ci sono stati già dei video sul canale di Martina Ima and the Books. Per chi non lo sapesse, ci siamo messi insieme, siamo una trentina di canali che si occupano di libri su YouTube e abbiamo deciso di fare di realizzare questo progetto. L'idea di base è stata di Martina, appunto Ima and the Books, vi lascio qui sotto tutto. Il premio è stato strutturato in più mesi e in tre fasi. Nella prima fase chi voleva tra noi ha proposto una candidatura. Io non ho proposto candidature perché i libri che dovevamo candidare dovevano essere libri italiani usciti nel 2023. Io ne avevo letto soltanto uno che mi è piaciuto molto, ma non potevo avere termini di paragone, non me la sono sentita di candidare il premio. Detto ciò, sono stati candidati mi pare 14 titoli. C'è stato un comitato di lettura composto da 5 persone. C'è proprio sul canale di Martina un video uscito il 31 luglio, gestito appunto questo video da i 5 partecipanti al comitato di lettura che hanno fatto uscire i tre finalisti li leggeremo tutti e 30 i canali, e entro non mi ricordo quando noi dobbiamo dare le nostre preferenze, entro il 10 di novembre, comunque entro la fine dell'anno ci sarà il vincitore. Quali sono i tre finalisti? Sono contentissima perché i tre finalisti erano libri che io avevo tantissima voglia di leggere. In realtà oltre a questi ce ne sono altri tre che mi interessano particolarmente, dopo vi dico quali sono. Allora, i tre finalisti sono questi. Il primo che mi sono andata a procurare è stato questo di Giuseppe Quaranta, La sindrome di Rebelson, edito per Atlantide. Io questo l'ho preso prima che uscissero i finalisti, sperando tanto che fosse uno dei finalisti perché mi incuriosiva tantissimo. L'avrei letto comunque e come vedete l'ho già letto, è il primo appunto che ho affrontato. Non vi dico niente ora perché veramente i libri di cui parlare oggi sono tantissimi e perché ci sarà modo e tempo per dedicare tempo e attenzione adeguata ad ogni lettura. Vi dico solo che secondo me è un libro veramente molto ambizioso e molto ben riuscito, a me è piaciuto tantissimo. Di cosa tratta? È la storia, praticamente la storia c'è narrata da un narratore che è uno psichiatra, che ci racconta la vita, diciamo, di un suo collega e amico che si ammala di questa sindrome, che è una sindrome che non esiste, inventata dall'autore, che però è psichiatra, quindi diciamo che le categorie scientifiche qui riportate sono quelle della psichiatria, ma ci sono anche tantissimi altri riferimenti sia scientifici che alla letteratura, alla cultura in generale. È un libro che vorrei dire interdisciplinare, ibridato di tanta cultura. A me questa cosa è piaciuta veramente tanto. La sindrome di Rebelson è una sindrome per cui chi ne è affetto ha diversi problemi, specialmente di memoria, ma soprattutto non può morire per cause naturali. È un libro veramente molto interessante che appunto ho già letto e vi racconterò.
Gli altri usciti appunto finalisti sono La ricreazione finita di Dario Ferrari, che credo proprio sarà il prossimo che andrò a leggere, mi incuriosisce tantissimo anche questo. È il racconto di un giovane uomo che non ha tanta voglia di crescere, decide di intraprendere un dottorato in letteratura, se non mi sbaglio, in letteratura italiana, e fa una ricerca su un altro, su un personaggio storico. Dovrebbe esserci l'intreccio di queste due vite, quella del nostro protagonista e quella del personaggio su cui lui fa la ricerca, sul mondo accademico, sulla realtà italiana dagli anni 70 ad oggi, e i toni dovrebbero anche essere umoristici, da quello che ho capito. Mi ispira tantissimo questo libro. E poi un grande vecchio, lo dico in senso di complimento, insomma, della letteratura italiana, Emanuele Trevi con La casa del mago. In questo caso, se non ho capito male, siamo di fronte a un memoir, e il racconto è quello che fa Emanuele Trevi di suo padre. Non vi ho detto, questo è edito per Sellerio e questo è edito per Ponte alle Grazie. Ovviamente mi sentirete parlare di questi libri a brevissimo, di tutti e tre, e tutti i canali partecipanti sicuramente ne parleranno. Quindi, insomma, mi fa piacere poter dare a voi, tutti noi, poter dare a voi, insomma, il nostro parere anche sulla letteratura italiana contemporanea in maniera così diffusa. Poi altri libri nuovi, diciamo che uno soprattutto fa parte di un progetto. Ve ne ho parlato in un video in cui vi parlavo della letteratura americana e del fatto che questo mio interesse mi ha portato anche a voler sapere di più degli Stati Uniti, della storia degli Stati Uniti di ieri, di oggi, delle problematiche, eccetera. Sono partita con Francesco Costa, Questa è l'America, il libro che ho già letto. Volevo un'infarinatura, un approccio divulgativo e brillante al tema. Questo ho trovato, comunque ve ne parlerò assolutamente. Poi ho comprato per forza, il volume del Tempo di Solveig Balle, nel volume terzo, che si intitola Gli altri. Di questo vi ho parlato nell'ultimo video letture, nelle letture di luglio, perché appunto l'ho letto a luglio. Per forza, perché questa è una settologia, questo è il terzo volume per l'appunto, e ovviamente tutte le volte che esce un volume, piacendomi molto questa saga, ho voglia di andare avanti a leggerla. Per mille motivi che vi ho raccontato nei video in cui vi parlo di tutti e tre i volumi di questa saga, ma anche banalmente perché tutti i volumi terminano con un cliffhanger e si ha semplicemente voglia di andare a leggere che cosa succederà. Mi piace moltissimo questa sociologia, ve l'ho già detto. Poi due nuove uscite che sono state per diversissimi motivi folgoranti per me. Li ho letti entrambi quando ero al lago, questi due libri. Uno è un libro di Mathieu Bellesi, Attaccare la terra e il sole, edito per questa nuova collana Feltrinelli Gramma, un libro brevissimo ma un gioiello puro della letteratura, veramente. Io qui non vi dico niente, perché se comincio a parlare di questo libro non la smetto più, e ve ne ho parlato diffusamente appunto nell'ultimo video letture di luglio. E l'altro che mi è stato suggerito, perché ne ha parlato Federica Urso in un suo video, di Laura Turuani, Le schiacciate, vivere i 50 anni a testa alta tra lavoro, figli adolescenti e genitori anziani. Anche di questo libro vi ho parlato a lungo e con un certo trasporto, perché sono argomenti questi che mi toccano moltissimo. Mi pare che fosse l'ultimo video di cui parlavo, proprio nel video delle ultime letture. Laura Turuani è una psicoterapeuta e appunto va ad indagare la vita delle donne schiacciate, scusate ma ho il ventaglio perché sto morendo di caldo, ovvero quelle della mia generazione. In questo libro si racconta perché lei le definisce le schiacciate, e insomma mi è piaciuto veramente veramente tanto. E questi sono, diciamo, i libri nuovi che ho comprato tutti alla fine per delle motivazioni precise. Diciamo che le due folgorazioni, quelli che non avevo messo in conto, sono stati questi due, ma letti e amati tantissimo entrambi.
Andiamo poi, facciamo prima i libri che ho trovato al mercatino. Lo dico perché ti prescio dintorni, io ogni tanto vado a dare un'occhiata al mercatino, le bancarelle fisse che ci sono sotto i portici tra via 10 giornate e Piazza della Vittoria. Alle volte non si trova niente, alle volte si trova tantissimo. Io qui da mostrarvi 4 libri che ho preso in 2 volte diverse. Non li avevo mai visti prima, quindi sono contentissimissima di averli recuperati. Si tratta di 2 recuperi e 2 grandi curiosità. Parliamo dalle grandi curiosità. Sono stata attratta tantissimo da questo libro di Alicia Arian, credo si pronunci così, ma non sono sicura. Si intitola Beduina. Per Adelphi oggi è in economica, non è più in fabula, ma si tratta dei prezzi dei mercatini dei libri, quindi l'ho pagato un quarto del costo dell'economica, quindi l'ho preso. In realtà di questo libro l'ho visto apparire qua e là, su qualche canale YouTube, su qualche profilo Instagram, ultimamente soprattutto sul profilo Instagram di Carlotta Sanzogne. È un libro che mi ha attratta tantissimo e non so effettivamente bene cosa aspettarmi. Allora, cercherò di perdere il meno tempo possibile su ogni libro, però quando non ho le idee chiarissime preferisco andare a leggervi qualche notizia nelle quarte di copertina. Allora, innanzitutto la scrittrice. Vediamo un po'. È una scrittrice statunitense ma con origini iraniane, potrei sbagliarmi, o libanesi, non mi ricordo. Allora, vive a Boston e questo è il suo primo romanzo. Comunque, allora, qui dice: il fidanzato di mia madre si è preso una cotta per me e lei mi ha mandato a vivere con papà. Questa frase è virgolettata. Come i lettori hanno modo di scoprire fin dalla prima riga, Jazira, l'adolescente protagonista di questo romanzo, tende a saltare i preliminari. Ma forse, come fuori campo dei molti film a cui questa storia in qualche modo rimanda, sa che non esiste un modo piacevole, garbato o indolore per dire quello che ha da dire. Quindi lo dice e basta. E ci parla di papà, appunto, un ingegnere spaziale che lavora a Cape Canaveral, ma ha nel sangue e nelle mani la violenza del Medio Oriente da cui proviene. Del signor Vuoso, patriottico e muscoloso vicino di casa e collezionista di Playboy, che è del padre il peggior nemico, e di Jazira, il primo seduttore. Dei compagni di scuola che la chiamano Beduina, di giochi che un tempo si sarebbero detti proibiti e di molto altro ancora. Sullo sfondo freddo e acido, l'America suburbana degli anni della prima guerra del Golfo, dove il mondo che oggi abbiamo intorno stava vivendo la sua sinistra incubazione. E se la voce fosse di Jazira... E se la voce di Jazira, scusate, ci regala ogni pagina, quanto di meglio un racconto ci può chiedere, tensione, humor, anche provocatorio, coinvolgimento, lo sguardo di Alicia Arian si rivela uno dei più sorprendenti e singolari di questi anni. Io credo che faccia molto il tono in questo libro e una certa provocatorietà. Sia nei temi che nel modo in cui la protagonista, chiamata Beduino di questo libro, ci fa raccontare la sua storia. Non vedo l'ora di leggerlo, anche perché mi ispira tantissimo il periodo storico e l'ambientazione, cioè padre che lavora a Cape Canaveral all'inizio della guerra del Golfo, è un'ambientazione che c'è, un'ambientazione a un tempo, diciamo, che c'entra molto con i miei interessi rispetto agli Stati Uniti e a tutto quello che ci gira intorno. Poi, una scrittrice di cui voglio assolutamente esplorare il più possibile, me lo dico da che ho letto Possessione. Se non avete letto Possessione di Antonia Byett, correte a leggerlo perché è un libro bellissimo. Ho trovato questa chicchetta, che non so se sia ancora catalogo, si tratta di Zucchero, ghiaccio, vetro, filato. È una raccolta di racconti di diversa natura, diversa struttura, uno dei quali, il primo, è autobiografico e parla della morte del padre dell'autrice e dell'elaborazione del lutto. A me piace tantissimo come scrive questa autrice, che è anche estremamente erudita, mi piace tanto, 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 e non vedo l'ora di
affrontare questa lettura. Non è l'unica raccolta di racconti che vedrete oggi, mi sembra che ce ne sia almeno un'altra. E a proposito di racconti, credo proprio che sabato prossimo vedrete un video che tratta di raccolte di racconti, perché io ho cambiato tantissimo il mio modo di rapportarmi alle raccolte di racconti. Ve lo anticipo ora che ci sarà questo video, perché io ho come la certezza che un video che si intitolerà probabilmente, adesso non so come si intitolerà, però che avrà nel titolo l'espressione raccolta di racconti, avrà la metà delle visualizzazioni di altri video. Il problema non è quante visualizzazioni possa avere, perché so perfettamente, sono conscia di quali video, tra virgolette, tirano di più o di meno, e non è quello il problema per quanto mi riguarda, ma mi piacerebbe proprio tanto, tanto, tanto che potessimo parlare un po' insieme di racconti, perché io parto dall'essere una scettica, una lettrice che ne ha lette veramente poche di raccolte negli anni, che non le ha mai amate particolarmente, almeno fino a un paio d'anni fa, e che ora le sta veramente scoprendo. Io sto amando la lettura di racconti, e sto pensando a un video bello strutturato in cui vi parlo un po' anche del perché, per come, come li leggo, eccetera. Quindi ve lo anticipo ora, così, giusto per far venire voglia di guardarlo, perché avrei proprio voglia di confrontarmi con voi sull'argomento. E poi due recuperi. Allora, ho trovato Tropico del Cancro di Henry Miller in questa vecchia edizione dei Mondadori Classici Moderni, che sapete, ve l'ho detto tante volte, è una delle mie edizioni preferite. Io in realtà questo libro ce l'avevo già, ce l'ho già in casa quando nelle edizioni uscite con Repubblica tantissimi anni fa. Io non disprezzo affatto, e ve l'ho detto più volte, quelle edizioni, perché sono edizioni su concessione delle case editrici che già avevano a catalogo questi libri, quindi le traduzioni sono assolutamente di ottimo livello. Perché ho deciso di comprarlo? Quindi, semplicemente, senza semplicemente, perché c'è una postfazione di George Orwell, e ho visto dentro che la postfazione è tutt'altro che scarna. Parliamo veramente di tante pagine, cioè relativamente tante pagine di postfazione. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere questa. Sì. Questa è la postfazione di Orwell, che è addirittura suddivisa in capitoli. Io non so perché ho sempre guardato con aria un po' scettica la produzione letteraria di Henry Miller, che non conosco, probabilmente un po' per come ci è stata tramandata e per la fama che ha avuto, per lo scandalo che ha suscitato. Ho letto qui dietro e ho detto: ma io questo libro lo voglio leggere. Allora, apparso nel 1934 a Parigi, pubblicato da una piccola casa editrice, Tropico del Cancro conquistò subito notorietà più per i suoi presunti contenuti pornografici che per il suo straordinario e innovativo valore letterario. Proibito per oscenità in tutti i paesi anglosassoni, il libro divenne ben presto uno dei più ambiti souvenir di viaggio dei turisti inglesi e americani che lo importavano di contrabbando. Questa fama scabrosa non impedì però a lettori della statura di T.S. Eliot, Aldous Huxley, John Dos Passos e Ezra Pound di lodarlo e di avvertirne la sconcertante modernità. Romanzo in prima persona, o meglio, vera e propria autobiografia con il ritmo narrativo di un romanzo, l'opera racconta con un linguaggio fluidamente realistico la vita e le imprese dell'autore e dei suoi amici aspiranti artisti nei quartieri poveri della Parigi degli anni 30. Una storia piena di alberghi modesti, di stanze infestate da cimici, di risse, di sborne ricorrenti, di emigrati, di truffe e di postriboli, ma soprattutto un'avventura umana di straordinario spessore, un simbolico viaggio lontano da tutte le convenzioni alla scoperta della propria identità. Io voglio assolutamente leggerlo e sono curiosissima di scoprire che cosa ha da raccontarci Orwell in merito a questo classico del Novecento, scusate, mi è un pelucchio in bocca. E poi ho trovato in un'edizione che amo alla follia, e tutte le volte che la trovo questa edizione la prendo, La casa sull'estuario di Daphne du Maurier. Sto praticamente collezionando il più possibile i libri di Daphne du Maurier in qualsiasi edizione esistano.
Questa di Rizzoli è stupenda, ho trovato anche della stessa edizione, Il dono di Humboldt di Solvello, insomma mi piace da morire. Qui non vado a leggere dentro, so più o meno di cosa parla questo libro. Daphne du Maurier e il suo racconto inquietante della natura umana incontra i viaggi nel tempo. Non vedo l'ora di leggerlo, veramente non vedo l'ora di leggerlo, mi piace, sono convinta che mi piacerà tantissimo, io amo questa scrittura. Andiamo poi a due chicche che ho trovato a libraccio, sono veramente due chicche al 50% di La nave di Teseo. Due reminders, quindi nuovi di zecca, presi al 50%, sono strafelice anche perché, cioè, non so, per me sono pazzeschi. Allora, William Faulkner, Gambetto di cavallo, sei racconti polizieschi, per l'appunto, l'altra raccolta di racconti presente in questo haul. Allora, sto proprio leggendo, anzi, ho appena finito di leggere, per quanto riguarda il mio percorso americano, i racconti di Faulkner presenti sull'antologia americana di Vittorini. C'è anche Una rosa per Emily, e quel racconto mi ha suscitato un pensiero allucinante, una specie di easter egg ad altre cose, ma vi racconterò. Ho letto quei racconti veramente entusiasta, poi ho letto la parte dedicata a Faulkner sul libro di Agostino Lombardo, sono dentro Faulkner, mi aspetta in tempi migliori, nel senso che voglio proprio dedicarmici a fondo, l'urlo e il furore, ho visto questo, sei racconti polizieschi, immagino con lo stile di Faulkner, veramente non vedo l'ora di anche questi. E poi Lettere e biglietti di Goliarda Sapienza a cura di Angelo Pellegrino. Angelo Pellegrino è stato il marito di Sapienza. A me questa donna interessa moltissimo. Io ho letto di suo solo solo il libro più famoso, da cui ho tratto anche una serie televisiva. Mamma mia, perché non mi viene in mente niente. Ma è il caldo che mi azzera completamente i pensieri. L'arte della gioia, stupendo, veramente stupendo. Allora, che cos'è questo? È una raccolta, una scelta di lettere, biglietti, pensieri che Sapienza comunque destinava ad altre persone. Allora, una nuova voce di Goliarda Sapienza dopo quella dei romanzi autobiografici dell'arte della gioia dei taccuini. Sapienza scriveva lettere anche lunghissime, magari il giorno stesso di un incontro, col fine di chiarire quanto neppure una conversazione a quattro occhi potesse farle sperare. Credeva nella forza del documento scritto e prima di inviarlo ne faceva sempre una copia. Su questi testi si basa questa raccolta inedita che copre un arco di più di 40 anni del Novecento, dagli anni 50 fino a qualche mese prima della morte, avvenuta nel 1996. La scelta delle lettere racconta momenti cruciali dell'esistenza e del pensiero dell'autrice, soprattutto i legami con le persone che più hanno contato nella sua vita. Citto Maselli, Luchino Visconti, Attilio Bertolucci, Sandro Pertini, Manevver Hikmet, Marta Marzotto e molti altri. Eccetera, eccetera. Questo secondo me è un libro da tenere sul comodino, sul tavolino dei libri, nel mio caso, e da spizzicare, da far. Un libro secondo me per riflettere e in qualche modo ispirazionale, anche questo. Sono contentissima di averlo tra le mie mani. Detto ciò, ho terminato con i miei personali acquisti. Andiamo ai regali. Allora, la mia famiglia d'origine, genitori e sorella, quest'anno non mi hanno regalato libri, anzi, mia sorella mi ha regalato questa blusa che indosso, che ha le ali, mi piace tantissimo, e questi orecchini, i miei genitori, altri costi di abbigliamento. Ma mio marito mi ha regalato ben quattro libri, tutti e quattro dello stesso autore, perché io sono rimasta folgorata da una lettura, le ho parlato, ispira anche a lui, quindi me li ha presi, ma li leggerà sicuramente anche lui. E niente, mi ha preso tutti i libri in commercio, oltre a Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe, che ho già letto e di cui vi ho già parlato, pubblicati in Italia di Grady Hendrix. A me Grady Hendrix ha colpito tantissimo perché ha una voce, un tono freschi, brillanti. È un autore horror, perché il genere è quello, con però
modi di vivere e trattare l'horror in letteratura assolutamente originali. C'è tanto sarcasmo, c'è tanta ironia, c'è alle volte la commedia tragicomica, commedia horror forse, c'è la denuncia sociale, c'è il racconto del dramma familiare, della società in generale, insomma, mi è piaciuto da morire. Allora, le ho messe in ordine di scrittura di pubblicazione. Il primo uscito in Italia, non so se è il primo libro scritto da Grady Hendrix, sono in ordine di pubblicazione in Italia, diciamo. È abbastanza famoso, My Best Friend's Exorcism, edito in Italia appunto per Strade Blu, è stata tratta una serie Prime Video, c'è scritto qui. Dovrebbe essere il racconto dell'esorcismo della mia migliore amica. Si tratta di ragazzi del liceo, se non ho capito male. C'è un riferimento a questo libro anche nel prologo, scritto proprio da Grady Hendrix, di Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe. Lui dice che scrive Guida. La guida al trattamento, appunto, per parlare dei genitori di questi ragazzi, non in senso stretto, nel senso che quello non è un seguito di questo, i personaggi sono diversi, ma in senso figurato, di due generazioni diverse. Questa è la generazione dei figli di quell'America lì che ci viene raccontata in quel libro, quella è la generazione dei genitori. Mi ispira tantissimo, che ve lo dico, a fare. Tra l'altro, Guida al trattamento l'ho letto insieme ad Alice, abbiamo deciso che li leggeremo tutti insieme, questi libri. Questo lo devo recuperare io da sola perché lei l'ha già letto. Poi, sempre in ordine, dopo questo viene Guida al trattamento per l'appunto, e poi è uscito Horror Store, che ha fatto molto parlare di sé per la veste grafica di questo libro, che è parte integrante della storia che ci viene raccontata, e ci racconta tanto anche di com'è quest'uomo, secondo me, che tra l'altro è lui. Cioè, secondo me anche questa fotografia la dice lunga sul suo carattere. Allora, di questo libro ovviamente si è parlato tanto perché ha le dimensioni, la veste grafica e tutto di un catalogo IKEA. Ovviamente IKEA non è citato da nessuna parte, ma è tutto come un catalogo IKEA, compreso l'interno. È tutto così, eh? È tutto così. Ci sono addirittura anche le cose, vedete, le cose, come si dice? Non so, le possibilità di fare reclami dei clienti, tutto quello che c'è insomma su un catalogo IKEA. Probabilmente, ah, un'altra cosa che volevo farvi notare, la copertina. Qui è normale, questa è la versione horror della fotografia della copertina, per me è pazzesco. Avrete notato che questo libro è in inglese, è in lingua originale. In realtà questa cosa deriva da un errore. Mio marito ha ordinato questi libri online, per errore ha ordinato questo in inglese. Quando mi è arrivato però ho deciso di non fare il riso, di non mandarlo indietro, perché voglio leggere in inglese. Io non leggo praticamente mai in lingua originale, però insomma, visto che ho capito che questo autore ha un tipo di scrittura non particolarmente complessa, potrei anche riuscire a leggerlo in lingua originale, ho detto perché no, ci voglio provare, quindi Horror Store. Poi, sempre nell'ordine di pubblicazione, abbiamo Gruppo di sostegno Ragazze Sopravvissute, anche i titoli sono stupendi secondo me. Qui il racconto, vi leggo solo la primissima frase, tanto per capirci un attimo. Nei film horror le ragazze sopravvissute sono quelle ancora vive quando scorrono i titoli di coda. Sono riuscite nella non facile impresa di superare la peggiore notte della loro vita. Ma cosa succede dopo? Ecco, tratta di queste ragazze, di queste donne, a cui non vi ho detto di cosa parla. La storia dovrebbe essere quella di un gruppo di dipendenti di questo store, appunto, che si fa chiudere di notte all'interno dello store perché succedono delle cose sinistre, non so se è un'invasione di zombie o qualcosa del genere. E qui vediamo, non voglio sapere di più. L'ultimissimo uscito, tra l'altro è uscito da pochissimo questo libro, è proprio un'uscita molto recente, adesso vi dico di quando. Vediamo se lo trovo. Allora, in Italia, maggio del 2024, abbiamo Vendesi casa infestata, copertina stupenda, secondo me, guardate dentro. Dentro è ancora più bella.
bellissimo questo libro, sempre edito per Mondadori. Allora, guardate qui il nostro Greti. Praticamente questa dovrebbe essere la storia di due fratelli che ereditano una magione, una casa, due fratelli che non vanno d'accordo. Ci sono dei segreti, dei non detti tra di loro. Noi capiamo, credo, da quello che ho capito, che c'è appunto questo, ci sono dei segreti di famiglia difficili da rivelare, insomma, che hanno allontanato questi due fratelli, che però devono necessariamente mettersi d'accordo nel momento in cui ereditano questa casa per venderla, per ristrutturarla e poi venderla. Evidentemente però questa casa non vuole essere venduta, probabilmente appunto perché infestata. Ho letto solo qui dietro, in queste pagine, un grande maestro dell'horror come Grady Hendrix affronta il tema della casa infestata in una chiave originalissima e non avevo dubbi. E sorprendente, esplorando il modo in cui il passato familiare possa rivelarsi capace di perseguitarti come niente altro. Intrecciando violenza, traumi familiari e umorismo, Hendrix dà vita a un'esplorazione avvincente, terrificante e selvaggiamente divertente degli orrori infantili e dei segreti che si nascondono dentro ogni famiglia. Anche questo mi ispira un sacco. Ora, io ve li ho mostrati nell'ordine in cui sono stati scritti e pubblicati, non è detto che io necessariamente decida di leggerli in ordine, assolutamente. Poi mio marito ha preso per sé, ma ve lo mostro perché lo voglio leggere, l'ultima uscita di Chuck Palahniuk, non so come si dice, non per sempre ma per ora. Io non l'ho mai letto, mio marito sì, so memoria il film, Fight Club, ma non ho mai letto questo autore. La trama l'ha particolarmente avvinto, tra l'altro l'avevamo portato al lago questo, ma tra i libri che ha portato al lago è l'unico che non ha letto, ma lo leggerà a breve. La storia deve essere molto molto peculiare e bizzarra, perché si tratta di una famiglia in cui i familiari per diletto commettono omicidi. Insomma, dovevano essere i toni e le trame e le storie di Palahniuk, che sono sempre un po' particolari, quindi anche questo vorrei proprio leggerlo, anche se appunto mio marito l'ha preso per sé. Poi andiamo ad altri regali. Allora, il regalo che mi ha fatto Feltrinelli, essendo il titolare di Carta Platinum, Feltrinelli, nella settimana del mio compleanno, ma per tutti i clienti avviene questo, che hanno la tessera, si ha il diritto di ricevere un libro in economica Feltrinelli o Gribaudo, mi pare, che costi entro i 15 euro. Entro i 15 euro, massimo 15 euro, non si può prendere un libro che costa di più e aggiungere. Quest'anno sono andata preparata perché volevo sfruttare il più possibile il buono e quindi non prendere un libro da 9, 10, 11 euro. Infatti quello che ho preso ha un costo di 14 e poi appunto volevo qualcosa che proprio mi interessasse tanto. E quindi mi sono buttata sull'edizione universale economica Feltrinelli di Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, che mi ispira parecchio, da che ne ho sentito parlare da Elena Monti un anno e mezzo fa, lo lessi allora, ma in realtà questo libro è importante anche per la storia editoriale italiana, perché è uno dei 10 libri, dei primi 10 libri pubblicati da Feltrinelli quando la casa editrice nacque, uno di quelli che proprio la casa editrice ha ristampato in un'edizione grafica celebrativa dei suoi 50 anni di esistenza, è uno di quelli appunto più significativi per la casa editrice stessa. È considerato uno dei più grandi romanzi del Novecento ed è particolarissimo perché Malcolm Lowry è uno scrittore britannico che però parla di Messico e la sua scrittura, questo libro viene quasi più da scriverlo alla letteratura sudamericana, malgrado appunto l'autore sia inglese e il libro sia stato scritto in inglese. Tra l'altro intorno a questo libro ci sono diverse cose che mi interessano, perché il traduttore, che è Rossari, Marco Rossari, ha scritto un libro che vorrei leggere, che si ispira ai momenti in cui lui traduceva questo libro, e se non mi sbaglio è uscita anche una graphic novel sempre per Feltrinelli su questo libro. Allora, di cosa parliamo?
Nel 1947, dopo 10 anni di lavoro e rifiuti editoriali, di sborne furiose e diverse disavventure, compreso un incendio dove il manoscritto rischiò di andare perduto, usciva sul mercato anglosassone il secondo libro di uno scrittore inglese poco noto. L'autore era Malcolm Lowry e il romanzo si intitolava Sotto il vulcano. Venne subito acclamato come un capolavoro e nel giro di poco tempo diventò prima un classico moderno e poi un film di John Huston. Raccontava la storia maledetta di un ex console britannico di stanza in una città immaginaria del Messico e delle sue ultime ore di vita, nel giorno dei morti del 1938, insieme a sua moglie, innamorata ma infedele, e a un fratellastro, idealista ma sleale. Ma soprattutto, con uno stile epico e modernista insieme, raccontava una vita in compagnia dei demoni dell'alcol e dei fantasmi del passato, all'ombra di un minaccioso vulcano e del fatalismo messicano. Dopo anni, questo libro di culto, un grande romanzo d'amore e di morte, lirico e abissale, come solo le opere di Melville o Joyce hanno saputo essere, torna nelle librerie per ammaliare e commuovere una nuova generazione di lettori. Dice il New York Times, uno dei romanzi più alti di questo secolo, cioè secolo passato. Oggi diremmo che ho voglia di leggerlo, è necessario dirvelo, sono contentissima di essermelo aggiudicato. Poi ho sfruttato due buoni di compleanno, allora uno di una mia cara amica e mi sono presa una novità che non vedo l'ora di leggere, e parliamo di Nathan Hill con Wellness. Anche questo è un libro appena uscito di cui si parla in giro già un po' e mi ispira assolutamente tantissimo. Io non ho letto il libro precedente di Nathan Hill pubblicato in Italia, ma credo che potrei andare a recuperarlo. La migliore voce della narrativa americana di oggi, dice Oprah Winfrey, che l'ha molto sponsorizzato, una storia d'amore come non ne avete mai lette. Io ho la sensazione che sia molto tanto di più e ben più complesso, e anche qui forse in qualche modo ibridato, una letteratura ibridata con altre discipline, da quello che ho capito, anche da ciò che mi ha raccontato la mia amica Chiara, che l'ha letto e le è piaciuto tantissimo. Questo libro, con tutta probabilità, quando uscirà questo video io lo sto leggendo, perché sarà il prossimo libro che comincerò. Poi, un buono che invece ho sfruttato, grazie appunto al pensiero gentilissimo che ha avuto per me Tiago, se ci sei ti ringrazio, è stato per prendere finalmente questa meraviglia. La mia cosa preferita sono I mostri di Emil Ferris, libro secondo. Vi ho parlato tantissimo della mia cosa preferita sono I mostri, libro primo, che lessi un paio di anni fa. Si tratta di una graphic novel, ovviamente. Cioè, guardate che meraviglia, sono meravigliosi, cioè è un'opera d'arte, questo come l'altro nello stesso modo. Vorrei farvi vedere qualcosa che non sappia di spoiler o che si possa mostrare in video tranquillamente. Mi piace tutto, non so se avete notato che si tratta, sembra un quaderno disegnato, ci sono tantissimi stili di disegno, veramente stupendo. Aspettavo il seguito di questa storia come tutti i fan di questa storia da anni, guardate che roba, da anni. È anche molto molto scritto, e grazie a questo regalo di Tiago, che cioè veramente vi ringrazio tantissimo tutti quanti, grazie a lui che appunto me lo sono potuta giudicare e l'ho anche già letto, quindi sicuramente ve ne parlerò nell'epilogo delle letture di agosto. Andiamo poi a un altro splendido regalo che mi ha fatto Mara, che è veramente sempre attentissima, mi fa impressione veramente non solo la generosità ma anche l'attenzione che ha nei miei confronti, rispetto ai miei interessi, rispetto a quello che mi piace. Mi ha regalato 3 libri eccezionali. Partiamo dalla bomba. Carlo Collodi, Pinocchio, storia di un burattino, illustrato da Roberto Innocenti. Allora, se mi seguite sapete che io ho un legame affettivo e non solo nei confronti di questa storia, perché è stata la prima storia che mi leggeva mio papà quando io non sapevo ancora leggere, mi leggeva un capitolo a sera, quando finiva il libro ricominciava, quando ero piccolina, per addormentarmi.
sono molto legata all'edizione da cui mio padre me lo lesse, che è quella sua, che aveva lui da bambino, un'edizione degli anni 50, qualcosa del genere. Poi io l'ho riletto in un'edizione annotata Feltrinelli, in contemporanea al libro di Manganelli, Pinocchio, un libro parallelo, e vi ho fatto anche un video di cui sono molto orgogliosa. Ecco, quello è uno di quei video, per esempio, che certamente non chiama visualizzazioni, ma sono felicissima di aver realizzato. Io sono appassionata. Prima era un legame affettivo, dopo che l'ho un po' studiato è diventato qualcosa di più, tant'è che nella mia libreria barra biblioteca casalinga dei sogni ci sarebbe una parte per i libri vintage che comincerei a collezionare e mi piacerebbe tantissimo una sezione tutta dedicata a Pinocchio, a varie edizioni speciali come questa. Ora vi faccio vedere dentro qualcosa, c'è anche quella di Nina Lima, di Pinocchio, ma ce ne sono tantissime, ma anche a libri intorno a Pinocchio. Io sto sbavando su un librone che deve essere grande così più o meno, che se non mi sbaglio si intitola tipo Atlante di Pinocchio o qualcosa del genere, ed è una storia del libro nel mondo, le traduzioni, le trasposizioni, eccetera, e mi pare che sia stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Treccani. Mi pare, non vorrei dire una cavolata, costa un botto. Nella mia libreria ideale c'è dentro anche quello. Ma cosa di specialissimo questo libro? Ovviamente le illustrazioni di Roberto Innocenti, che è un illustratore molto più famoso all'estero che da noi e che si ispira al realismo toscano della fine dell'Ottocento. Allora tolgo la sovracoperta per farvi vedere qualcosa dentro perché non la voglio rovinare. Comunque anche il libro senza sovracoperta è identico alla sovracoperta, ma vi devo far vedere. Allora, cerchiamo un paio di illustrazioni di quelle grafiche. Qua c'è, guardate, ve lo lascio così. Io me lo sono sfogliato, non vi dico quante volte, e mi sono soffermata su ogni singolo particolare di ogni illustrazione. È qualcosa di grandioso. Queste appunto sono quelle doppie, ma poi ci sono anche quelle un po' più piccole all'interno dei capitoli. Ce sono tantissime, tantissime. Ma tante grandi, sono veramente dei quadri. È qualcosa di meraviglioso questo volume. Io veramente, Mara, non so come ringraziarti. Vabbè, non lo farei vedere tutto, ma non lo faremo. È qualcosa di stupendo. Sarà sempre un pezzo preziosissimo all'interno della mia libreria, davvero, davvero. C'è qualcosa, eh? Più di qualcosa su Pinocchio ce l'ho già, pian pianino proseguiremo quando scoprirò dove metterli, soprattutto per dare la giusta rilevanza a queste opere. Poi, questo ve l'ho già fatto vedere perché l'abbiamo portato al lago, in realtà al lago mia figlia non ha letto niente, quindi niente, non ho letto niente in queste vacanze. È un libro che voglio leggere assieme a lei, vediamo se riusciamo entro la fine del mese, se no quando sarà. Picnic al cimitero e altre stranezze di Marie-Aude Muriel. Giunti Junior si tratta di una sorta di romanzo sulla vita di Charles Dickens, scritto per ragazzi, puntando credo molto sugli aspetti più avventurosi, più stravaganti della vita di Charles Dickens. Ce ne sono parecchie, partendo dall'episodio a cui si riferisce il titolo, queste gite che Dickens bambino faceva a Londra in zone abbastanza particolari, ecco. E poi una cosa pazzesca, cioè io avrò detto mezza volta che ho intenzione l'anno prossimo di dedicare del tempo, cioè di realizzare un progetto che riguardi la letteratura italiana del Novecento. L'ho detto, l'ho buttata lì un paio di volte, è una cosa a cui sto ancora pensando e arriva Mara con questo regalo di una collana di Minimum Fax strepitosa, ovvero questa, quella che riguarda appunto la letteratura. Gabriele Sabatini, numero 1, 20 anni di collane in 8 libri. Che cos'è? Adesso ve lo dico e poi vi faccio vedere un attimo qua dentro. Buzzati, Pavese, Ginzburg, Morante, Lucentini, De Cespedes, Parise e Cassola.
Ecco i protagonisti di questo libro, autori entrati nel canone della letteratura italiana, chiamati, accidentalmente o meno, a inaugurare alcune collane editoriali. Quindi qui non si parla tanto dell'opera di questi autori, ma delle collane editoriali che hanno curato, che hanno lanciato in qualche modo. Quindi questo è un libro trasversale tra la storia della letteratura e la storia dell'editoria, che è interessantissima. Come sono nati questi romanzi? Quali percorsi hanno intrapreso i dati lo scritti fino all'uscita in libreria? E ancora, che accoglienza hanno ricevuto? Attraverso le lettere, i diari, gli articoli di giornale e qualche aneddoto riportato da chi quei protagonisti li ha conosciuti, numero 1 racconta le fonti di ispirazione, il processo di scrittura, le trattative fra autore e casa editrice, ma anche il lavoro di editing, passando così dal tavolo del narratore, quello dell'editore e infine del critico. Fanno perciò la loro apparizione nelle pagine di questo libro personaggi che rispondono ai nomi di Calvino, Vittorini, Longanesi, Mondadori, Garzanti, Comisso, Montale, Cecchi, De Benedetti. No, vabbè, e poi c'è una cosa in fondo a questo libro, io mi commuovo, cioè ragazzi, io mi commuovo. Ci sono le copertine originali di queste uscite. Quindi abbiamo Il deserto dei Tartari, poi abbiamo Paesi tuoi di Pavese, ma non ci vedo niente, sì, questo. Poi qui abbiamo di Natalia Ginzburg, È stato così. Poi di Elsa Morante, Menzogne e Sortileggio, che devo procurarmi, non ce l'ho, ma lo voglio assolutamente leggere. Poi di Franco Lucentini, non ci vedo. I compagni sconosciuti, poi di Alba de Céspedes, Quaderno proibito, guardate che meraviglia, questa collana qui era stupenda, e poi Il prete bello di Parise, questo ce l'ho, anche il Quaderno proibito ce l'ho da leggere, cos'è che ho ancora a casa da leggere? Allora, Il prete bello, Quaderno proibito, poi vabbè, Menzogne e Sortileggio me lo procuro quanto prima, di Pavese o altro, o Il deserto dei Tartari, che non ho ancora letto, e poi abbiamo Carlo Cassola con Il soldato. È un gioiello anche questo, assolutamente un gioiello. E poi quei pazzi e fantastici ragazzi che mi seguono, Nicola e Laura, mi hanno regalato dei libri vintage in due tornate diverse, mi hanno mandato due pacchi, cioè sono folli. E anche qui l'attenzione a tutto quello che io dico nei video è qualcosa che mi ha colpita moltissimo. Allora, abbiamo questa edizione pazzesca di un altro libro di Daphne du Maurier, Il generale del re, che fa parte, diciamo, del suo filone storico. Guardate che meraviglia, qui voglio dire assolutamente gli anni di uscita. Allora, dunque, questa è un'edizione del 1950, questa. Poi le chicche ve le lascio in fondo. Qui, questo libro, edito per Bompiani di Karen XX, Essex, I cigni di Leonardo, si tratta di un romanzo che vede protagonista Leonardo da Vinci. Leonardo e il mistero di un ritratto, la rivalità tra due sorelle, Beatrice e Isabella d'Este, l'arte, i tradimenti e gli intrighi nel cuore del Rinascimento. Qui sono stati attenti al fatto che tutta la mia famiglia è appassionata, insomma, di tutto ciò che esce rispetto a Leonardo da Vinci. Guardate, c'è anche la cartina dell'Italia, come era suddivisa durante il Rinascimento. Questo è un po' più nuovo, credo. Sì, è del 2006. Questo è più per il tema, per l'argomento che mi è stato regalato. E poi, ragazzi, siete pronti? Siete pronti? Questi libri non li leggerò, ma sono Carlo Dickens, Le due città, romanzo con Ronaldo Colman ed Elizabeth Allan nel film Le due città della Metro Goldwyn Mayer. Guardate, devo stare attenta perché ovviamente è piuttosto delicato. Carlo Dickens, questo è un libro datato Milano, casa editrice Bietti, 1950.
1936. Chissà che giri ha fatto questo libro. Ovviamente tutto cucito. A me è questo che mi fa impazzire. Che giri avrà fatto questo libro? Chi l'avrà comprato per primo? In che casa sarà stato? È incredibile. E poi questo forse è il più bello, non lo so. Anche perché mi ricorda un po' la mia infanzia. Questa edizione. Charles Dickens, in questo caso Charles, ma Oliviero Twist. Murcia, io li ho letti i libri Murcia della graphic successiva a questa, perché questo libro è del, ve lo dico subito, 1968, io sono del 75, la Murcia faceva, pubblicava questi libri, diciamo, per ragazzi, anche se in edizione integrale, aveva una collana ma era già diversa da questa. Questo ha la sovracoperta, dentro è uguale alla sovracoperta e contiene delle illustrazioni. Vediamo se ve ne trovo qualcuna. Così. Anche quelli che leggevo io da bambina erano identici, cioè la grafica all'interno, la stampa uguale, di questi avevo perché non ho più trovato. Piccole donne crescono, Pollyanna, Pollyanna cresce, sono finiti in qualche cantina dei miei e persi. Poi invece abbiamo ancora, perché era di mio marito, Il mago di Oz, poi Vivo ragazzi della via Pal, cioè, bellissimo. E poi una cosa stupenda, questa è l'edizione integrale, mentre questa è una versione ridotta per ragazzi, appunto, della Piccola Dorrit, che peraltro è un romanzo di Dickens che devo ancora leggere. Ovviamente leggerò la versione integrale. Questa è la versione per ragazzi, qui non ci sono illustrazioni all'interno. Sì, invece, mamma che bello questo, io non so come ringraziarvi ragazzi, veramente ce n'è qualcuna all'interno. E questo libro è del, sempre editrice Lucchi Milano, 1973. Poi altro pacco sempre loro, veramente io mi ripeto ma l'attenzione è incredibile. Due grandi, grandissimi scrittori statunitensi. Guardate questo libro di Faulkner, Oggi si vola. Non so niente di questo libro, non era uno di quelli che io conoscessi, uno di quei titoli che mi saltava più all'occhio. 350 lire. Non lo so, guardate. Questo libro è del 1966, ovviamente lo leggerò. E questo, Le avventure di Augie March di Saul Bellow, in questa edizione Mondadori. Tra l'altro questa, ho notato, è tradotta da Vincenzo Mantovani, esattamente come Herzog che ho letto, e anche come La resa dei conti. Vincenzo Mantovani è scomparso da poco, traduttore storico ed esperto di letteratura americana. Questo libro mi ispira da morire e io ve lo dico, nel 25 approfondirò moltissimo Saul Bellow. Probabilmente il primo che leggerò sarà Il dono di Humboldt, ma poi anche questo mi ispira tantissimo, sentite un po'. Questa importante opera di Bellow, spesso a sfondo autobiografico, ha tutta la spregiudicatezza del più fantasioso romanzo picaresco. È impossibile in poche righe rifare o anche solo abbozzare tutti gli itinerari, non solo geografici, si intende, di questo errabondo eroe. Nessuna impresa è definitiva per Augie, niente gli dà quiete o lo radica. Resta sempre un giovanotto perplesso, disincantato se si vuole, per il quale i fondamenti della vita sono la libertà, una libertà istintiva, non teorizzata, né in alcun modo limitata da aggettivi, e una profonda, sconcertante umanità. Con Augie ripercorriamo anni favolosi della vita americana, da quelli precedenti la grande crisi economica del 29, giù lungo il New Deal, fino alla seconda guerra mondiale, primi anni del dopoguerra, eccetera, eccetera. È un'edizione stupenda, non vedo l'ora di leggerlo. Poi, due libri di Cronin, anche qui vi ho parlato spesso e anche di recente di questo scrittore britannico che era medico, ha scritto libri di gran successo. Io ho letto solo Gli anni belli, ma vorrei appunto, no, Anni verdi, che Gli anni belli, Anni verdi, ho giusto, ve l'ho detto che ho le, così, ho la testa un po' così. Questo, guardate che roba, è anche, anche la copertina plastificata sopra, La luce del nord, non vi leggo qui le trame, non l'ho letta neanche io.
e non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro questo, allora, San Tersilia 1958, Amambina Anna. Santa Tersilia sarà, ce la dedica, 1958, poi il dottor Finlay, qui ci sono, questa è una storia che tratta molto di giustizia, si pone molti problemi morali, diciamo, qui c'è il racconto della vita di un medico, anche questo è piuttosto autobiografico, dottor Finlay, di questa vecchissima edizione Bompiani, anche l'altro è Bompiani, questo è del 1979. Ultimo regalo di questi due pazzi, scriteriati, che non smetterò mai di ringraziare, di Fausta Cialente, Le quattro ragazze di Weiselberger. Di Fausta Cialente io ho letto solo Un inverno freddissimo, l'ho letto all'inizio di quest'anno, è uno dei libri che avete scelto voi per me, ovviamente voglio recuperare il più possibile di questa autrice che dal canto suo è stata di recente recuperata, tra l'altro. Un incantevole Trieste di fine 800. E la storia di quattro sorelle mi ispira tantissimo. Ho finito, erano tanti libri che per diversi motivi mi entusiasmano tutti allo stesso modo, non vedo l'ora di buttarmici, di quelli che ho già letto appunto, o vi ho parlato nel video uscito sul riepilogo delle letture di luglio, o vi parlerò con le letture di agosto, comunque insomma, come sempre ci teniamo aggiornati sulle mie letture, scrivetemi se avete preso qualcosa voi, che cosa vi ispira di più, tutto quello che volete, insomma, come sempre lo spazio dei commenti qui sotto è tutto per voi. Io come sempre invece vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!